Buongiorno signori, sono l'uomo di casa. Oggi parliamo di costruire una rete cablata fai da te. Ma cosa vuol dire? In pratica faremo passare un cavo di rete, un cavo LAN, dentro i tubi corrugati che sono già presenti all'interno degli impianti di casa nostra. Da dove passiamo? Come fare? Verrà tutto spiegato in questo video. Detto questo, io non voglio tediarvi oltre, perché vi invito subito a mettere un bel pollice in su, a iscrivervi al canale, a condividere questo video con i vostri amici e buona visione a tutti! Bene signori, questa è la situazione in casa mia. Come vedete ci sono due linee separate, la linea del telefono e la linea elettrica. Questa è una situazione ottimale per il lavoro che dobbiamo fare noi. Perché? Perché ci consente di passare dai tubi della linea del telefono e non passare dai tubi corrugati della linea elettrica. E questo è un notevole vantaggio. E i motivi si capiscono benissimo. Primo, perché non dobbiamo staccare la corrente. E non dobbiamo armeggiare in mezzo alla corrente, e questa è già una cosa buona. Ma passiamo dal corrugato del telefono. Secondo, che la corrente elettrica crea delle interferenze con il cavo dati, quindi dovremmo utilizzare un cavo veramente spettacolare, super schermato, dalla categoria 7 in su. Se volete che vi spieghi qual è la differenza tra le varie categorie di cavi, scrivetemelo qui sotto nei commenti e faccio un video apposta, perché sennò oggi qui non finiamo più. Comunque il procedimento, sia che passate dal tubo della rete telefonica o che passate dal tubo della rete elettrica, è esattamente la stessa cosa. In pratica noi dobbiamo far passare un cavo attraverso il muro. Nella rete telefonica siamo sicuri che il corrugato è libero, quindi che c'è spazio, e siamo sicuri che non ci sono interferenze, soprattutto se non avete i telefoni sparsi per la casa, come succede a me. Nel caso invece della rete elettrica potrebbe anche andarci male. Se il corrugato è pieno di fili, quindi se non passa il filo non passa, non ci possiamo fare assolutamente niente. Però il procedimento è esattamente lo stesso. Ora cosa andiamo a fare? Andiamo a smontare la placchetta della rete telefonica dove dobbiamo far passare il cavo e io vi consiglio di partire a smontare la placchetta nella quale volete arrivare, cioè il punto di arrivo, quello vicino al vostro computer, per intenderci. Perché? Perché noi, visto che non sappiamo come è fatto l'impianto elettrico, partendo dall'arrivo riusciamo a capire dove arriva il cavo. Se ci va bene, come spero nel mio caso, il cavo arriverà direttamente vicino al router, nella presa vicino al router. Se invece non ci va bene, dovremo fare un po' di giri con questo cavo. Ora comunque smontiamo la placchetta, io vi faccio vedere come si smonta solo una, ma in realtà dovete smontare sia quella vicino al router che questa da dove volete arrivare, quindi il punto di arrivo, sperando che il collegamento sia diretto, cioè che ci sia un tubo corrugato all'interno del muro che passi direttamente dalla presa dove voi volete arrivare alla presa da cui volete partire. Quindi spero di essere stato chiaro. Comunque se ci sono domande scrivetemele qui sotto nei commenti, ma tanto adesso lo vedete e quindi è tutto a posto. Partiamo con i nostri lavori. Bene signore, una volta che abbiamo smontato sia questa placchetta che quella dall'altro lato del muro, dobbiamo utilizzare una sonda elettrica come questa, ma io l'ho pagata 5 euro dal Brico, e dobbiamo sperare che il nostro cavo passi e che arrivi dall'altra parte. Quindi andiamo a inserire la nostra sonda e vediamo se spunta dall'altra parte. Come avete visto, io non sono stato molto fortunato, figurarsi. Praticamente la mia presa del telefono di arrivo, invece di arrivare alla presa principale, arrivava alla cassetta di derivazione principale che c'era sul muro. Come vedete, qua ci sono tutti i cavi del telefono, compresi i cavi elettrici. Quindi noi adesso cosa dobbiamo fare? Dobbiamo fare il doppio passaggio. Quindi io cosa faccio? Attacco alla sonda il cavo LAN e incomincio a tirarlo verso l'arrivo.
Dopodiché dovrò andare a capire quali di questi tubi corrugati che ci sono qui del telefono è relativo alla presa vicino al router e andare a passare il cavo direttamente dentro quella presa per riuscire a farlo arrivare nella mia benedetta presa del telefono vicino al router. Non so se mi sono spiegato bene, però adesso vi faccio vedere. Incominciamo a tirare il cavo che abbiamo. Come vedete, ho legato il cavo alla sonda. A questo punto mi tiro la sonda dall'altra parte e faccio arrivare il mio cavo nel punto dove deve arrivare. Quindi siamo sempre nella presa vicina al computer. Ora che so il giro che deve fare, quindi che anche da questo corrugato devo arrivare nella cassettina nel muro, metto la mia sonda all'interno del corrugato sapendo esattamente dove arriverà. A quel punto leggo l'altro capo del cavo LAN alla sonda e lo faccio arrivare qui nella presa principale. Abbiamo dovuto fare un passaggio in più perché non erano direttamente collegate, questo vi succederà spesso, che i cavi vanno tutti verso una cassettina. Mi raccomando, fate bene i calcoli del filo. Se non siete sicuri, piuttosto compratene in più, spendete un paio di euro in più. Io in questo caso l'ho preso giusto, credo ci arriverà per un pelo. Nel caso non arrivasse, devo rifare tutto il lavoro perché devo andare a comprare un cavo più lungo. Quindi mi raccomando, abbondate con il cavo, magari spendete 2-3 euro in più, ma almeno siete sicuri che il cavo arriva da una parte e dall'altra. Ora inizio a mettere la mia sonda. Ecco qua, siamo arrivati. Ora non dobbiamo fare altro che prendere l'altro capo del cavo, quindi questo, legarlo alla nostra sonda e tirarci il cavo fino alla presa principale. Come vi ho detto prima, io mi sono accorto che questo cavo verde che vedete qua è troppo corto, quindi devo rifare tutto con un altro cavo. Mi raccomando ragazzi, non fate questo errore, abbondate con il cavo. A me non basta, credo, per un metro. Quindi ne avevo preso 3 metri, ne servono 4. Abbondate con questo cavo, perché sennò dovete fare sempre i lavori 2 volte. Comunque, va bene, dai. Rifaccio il lavoro, torno a questo punto e ci rivediamo non appena ho ripassato tutti i cavi, ma soprattutto sono andato a comprare il cavo più lungo. Ed eccolo qua il nostro cavo. Come vedete è cambiato il colore del cavo, è passato da verde a grigio. Come vi ho detto, ne ho dovuto mettere uno più lungo. Ora che abbiamo i cavi nelle nostre cassette, finalmente, che bello, dobbiamo andare a montare il frutto per attaccarci poi il cavo o il plug RJ45. Quindi adesso io chiudo tutto e poi incominciamo ad attaccare i frutti. Bene signori, ora prendiamo un capo del nostro cavo e dobbiamo andare a installare il frutto. Il frutto, ovviamente, voi dovete guardare il nome delle placchette. Per esempio questo, non so se lo riuscite a vedere, è la Vimar, la versione plana. Quindi io sono andato a prendermi il frutto della Vimar, che è composto da la placchettina che andremmo poi a inserire qua. Poi c'è questo che è l'effettivo aggeggino, non so, pizzillo, chiamatelo come volete, dove andiamo a posizionare i cavetti, gli 8 cavetti del cavo LAN. E poi abbiamo dentro la bustina i vari fermi che comunque vi faccio vedere. Ora, come vedete, qua ci sono le istruzioni per crimpare già il cavo.
Ovviamente ce ne sono due, perché, come sapete, ci sono due modi per crimpare i cavi LAN. Il protocollo A e il protocollo B. Al primo anno, o coloro che studiano per i primi tempi, le reti e il networking, è una cosa che viene spiegata subito che differenza c'è. Io vi dico una differenza in maniera molto molto riassuntiva. In pratica, di solito si usa il protocollo A, o cavo diretto, per collegare i computer ai router, e il protocollo B, che viene chiamato anche cavo cross, per collegare due computer insieme. Noi usiamo il protocollo B perché ormai i router moderni capiscono entrambi le lingue, sono solo due modi diversi per crimpare i fili, e quindi noi ci teniamo al sicuro che anche se vogliamo collegare due computer tra di loro, possiamo farlo. Quindi utilizziamo il protocollo B. Comunque, se volete altre spiegazioni, mi raccomando, chiedetemele sotto nei commenti e io ve le darò. Quindi adesso cosa dobbiamo fare? Dobbiamo andare a spelare un pezzo di questo filo e andare a inserire i rispettivi filettini, cavettini piccolini, dentro le rispettive sedi che potete vedere qua, che sono questi taglietti, andando a seguire le indicazioni che ci sono non nella prima fila, bensì nella seconda fila. Quindi adesso io spelo questo cavo e poi incominciamo a fare questo che è il lavoro più noioso. Ed eccoci qua, siamo riusciti a mettere tutti i cavi. Ora bisogna spingerli bene e andare a mettergli i fermi per fermare la nostra presa, e poi bisognerà anche tagliare questi cavettini in eccesso. Con la fascettina andiamo a fermare il cavo. Una volta che abbiamo crimpato i nostri cavettini, andiamo a inserire la placchetta del LAN all'interno del nostro frutto. Ecco qua, si blocca, e questo lo andiamo a inserire sul retro, ed ecco qua, e il nostro bel lavoro è finito. Ora rimontiamo la placca e facciamo lo stesso lavoro dall'altra parte, che però non vi faccio vedere perché è esattamente la stessa cosa. Come vedete, anche il test della crimpatura dei fili presenti nel cavo LAN sta dando esito positivo. Ora possiamo andare a testare la nostra rete, ma siamo sicuri che andrà benissimo. L'ultima raccomandazione che vi voglio fare prima di concludere, perché veramente sennò il video diventa lunghissimo, è quello di fare attenzione quando mettete i fermi del frutto, fate in modo che siano ben fissati. Io dall'altra parte ho dovuto aiutarmi, come vi ho anche scritto nel video, con una pinza. Quindi con una pinza schiacciate piano piano, lo sentite, quando scatta vuol dire che sono messi a posto. Quindi a parte questo, se c'è qualche domanda scrivetemela qui sotto nei commenti. So che non è un lavoro facilissimo, ma comunque ce la si può fare. Detto questo, io spero che questo video vi sia piaciuto. Vi invito quindi a mettere un bel pollice in su, a iscrivervi al canale, a condividere questo video con i vostri amici, e ci vediamo al prossimo video.